in collaborazione con Benvenuti a questa nuova puntata di Oltre la Barriera, prima puntata del 2023, il nostro format dedicato ai certificati di investimento, uno strumento particolarmente interessante in un momento in cui i mercati sono ancora volatili, la situazione resta estremamente incerta. E allora noi cercheremo naturalmente di fare il punto della situazione, una panoramica ampia di mercato, per poi addentrarci invece nella parte più operativa, andando a scoprire i certificati più interessanti con i nostri ospiti, ovvero Luca Comuniana, Distribution Sales di BNP Paribas. Benvenuto Luca. Grazie mille, buonasera a voi. Eccoti. E Stefano Cezza, Up2Value. Grazie Stefano per essere qui con noi. Grazie Valentina e un saluto a tutti, buonasera. Un saluto a te. Bene, allora direi proprio di partire da una panoramica generale di mercato, andando a vedere anche la performance degli indici attraverso il nostro grafico. Diciamo che siamo reduci innanzitutto, ecco, da un periodo molto positivo, un lungo rally di Capodanno, l'abbiamo definito così, che poi in realtà ha caratterizzato tutto il mese di gennaio. Addirittura Piazza Affari l'abbiamo definita regina di cuori, o meglio di visto insomma l'ambito economico, con picchi, ecco, del 17%, numeri da record. Però in questi ultimi giorni invece abbiamo sottolineato una tendenza diversa. Questo perché? Ci sono diversi fattori che stanno influenzando naturalmente i mercati, dati macro che continuano a uscire con regolarità, non così positivi, e soprattutto poi le tensioni geopolitiche a livello internazionale, la crisi in Ucraina che peggiora, ecco, dopo le ultime dichiarazioni di Putin, tanto che è intervenuta anche la Cina a manifestare le sue perplessità e la sua preoccupazione. Parto da Stefano proprio, ecco, per chiederti quali fattori stanno incidendo di più sui mercati in questo momento e se rispetto alle performance di questi ultimi giorni possiamo parlare proprio di una inversione di tendenza. Ma allora, sicuramente quello che tu dici è corretto, nel senso che le tensioni a livello politiche, soprattutto quando escono determinate notizie, incidono magari diciamo nel breve periodo, nel senso magari nella giornata o nell'arco di pochi, di 2 o 3 giorni che seguono queste notizie che si susseguono. Io onestamente, per quanto è la mia visione, non penso che si tratti di un'inversione, penso che si tratti sostanzialmente di un consolidamento di un movimento, appunto, che è partito a fine dell'anno scorso, inizio di quest'anno, che ha fatto un'ottima performance, un ottimo rally, quindi ci sta che ci possano essere delle fasi di consolidamento che poi casualmente, diciamo, possono anche coincidere con delle notizie geopolitiche, perché alcune volte viene anche un po' il sospetto che queste notizie vengano messe un po' fuori, appunto, su determinati livelli dei mercati. Non a caso, se tu vai a vedere il grafico, per esempio, dell'inglese, sì. Nonostante l'Inghilterra sia in una crisi, dicono, abbastanza forte, con presunti scioperi, difficoltà di importazioni, eccetera, il FTSE 100 ha fatto un doppio massimo rispetto storico rispetto a quello che aveva fatto l'anno scorso, no? E proprio lì il mercato si è girato e sono venute fuori le notizie, quindi poi c'è stata una ripresa, una fase di discesa. Quindi diciamo che alcune volte casualmente queste cose succedono insieme. Però, ripeto, io onestamente non mi aspetto un'inversione di trend. Cioè, secondo me questo sarà un anno, io mi immagino, positivo per i mercati. Mm-hmm. Sicuramente il mese di marzo ci darà un'indicazione importante, perché il primo trimestre dell'anno è sempre un primo trimestre molto, è sempre una parte molto importante per capire l'evoluzione che si avrà poi a livello annuale. Quindi se a marzo si consoliderà questo rally e i livelli di inizio anno
rotte a ribasso, cosa che ritengo molto molto improbabile. Secondo me assisteremo comunque a un anno molto positivo per i mercati. Lo speriamo, insomma, dopo un annus horribilis, se lo abbiamo definito così, il 2022, che invece il 2023 sia l'anno della ripresa. Io chiamo in causa naturalmente anche Luca per chiedergli, ecco, come la situazione dei mercati, ecco, come lo scenario macro incide poi sui flussi che invece riguardano il tuo mercato nello specifico, quello dei certificates. Sì, beh, chiaramente sono molto collegati. I certificati, ovviamente, partiamo dall'assunzione che hanno come sottostanti, maggior parte dei casi in questo momento, dei panieri, che però sono composti da azioni. Abbiamo tanti certificati con azioni italiane, alcuni tematici che quindi cercano di inglobare nei sottostanti un settore, viene in mente ad esempio il settore dell'automotive, il settore delle clean energy, e quindi chiaramente i mercati sono fortemente connessi. Quello che vediamo nella prima parte di quest'anno, quindi nei primi 2 mesi ormai del 2023, è una grande fiducia degli investitori, soprattutto su alcune tematiche, soprattutto su nomi delle blue chip italiane, settore bancario, non a caso anche visto le performance messe a segno dai principali titoli azionari italiani del settore bancario, è sicuramente uno dei settori più scambiati anche nel mondo dei certificati. Lo sono i nomi italiani in generale, quindi vediamo una forte fiducia sul mercato italiano, ma anche sul mondo europeo e, come dicevo prima, anche su alcune tematiche, in particolare tematiche ancora clean energy, quindi tutte quelle che sono le energie rinnovabili che possono essere, come dire, in questo momento fonte anche di speranza, no? In un'evoluzione delle nostre economie, e sicuramente possono, anche visto le caratteristiche dei sottostanti, avere dei rendimenti particolarmente interessanti una volta inseriti all'interno dei certificati. E non ultimo anche il settore dei viaggi, che sta ancora suscitando molto interesse da parte degli investitori, soprattutto magari anche visto un po' quello che è l'attenuarsi della minaccia legata al Covid, e quindi credo che ci sia una fiducia sulla ripresa del turismo un po' a livello mondiale. E un ultimo appunto su questo è che tipo di strutture poi, quindi una volta identificato i sottostanti e le tematiche interessanti, quali sono i certificati che, le tipologie di certificati che sono più interessanti in questo momento? Beh, i flussi parlano chiaro anche in questo caso, perché vediamo ancora una volta primeggiare quelle strutture che hanno una forte componente di protezione. Quindi, nel nostro caso specifico, certificati di tipo cash collect, che hanno delle barriere particolarmente profonde, 50%, 40% o addirittura il 30%. Ecco, lì si concentrano la maggior parte dei flussi, e quello che vediamo è che l'investitore, quindi rispetto anche al 2021 magari, dove andava alla ricerca del maggior rendimento possibile, ecco, vediamo che in questo momento invece ci si accontenta di rendimenti, ci si accontenta tra virgolette poi, Sì. di rendimenti tra il 10 e 15%, che comunque ovviamente sono rendimenti maggiori rispetto ancora al mondo obbligazionario, ma poi anche legati ovviamente ai sottostanti, a fronte però di barriere, come dicevo prima, profonde. E questo è un po' il sentiment che vediamo noi in questo momento sul mercato. Ecco, sì, no, è chiarissimo, insomma, l'obiettivo è quello innanzitutto di proteggere il proprio capitale in un momento, lo abbiamo detto, che è ancora fortemente incerto. Credevo in realtà, Luca, che appunto sulla spinta, sul traino di quello che è accaduto sui mercati nel mese di gennaio ci fosse un pochino di propensione di più verso il rischio. Invece mi dici che diciamo, la tendenza è ancora quella della protezione di una barriera profonda. Ecco, quindi non siamo ancora in piena fase risk on. Beh, probabilmente no. Di fatto il 2021 non è un lontano, scusate, anche il 2022, soprattutto, come hai detto tu, l'anno horribilis non è un lontano ricordo, è appena passato. Quindi sicuramente gli investitori ne fanno memoria e buon insegnamento, come dire. Pertanto l'idea di entrare sui mercati, la voglia di entrare sul mercato azionario c'è. Ma a mio avviso, in maniera corretta, lo si fa anche un po' tenendo sott'occhio quella che è la protezione, e quindi la possibile volatilità che si può avere anche. Abbiamo vissuto gennaio, febbraio con una relativa bassa volatilità e mercati che sicuramente sono stati
sotto il segno positivo. Ma come dire, poi le cose sappiamo possono cambiare in fretta, per cui anche guardare la componente di protezione anche in un momento di, non dico euforia, ma positivo sui mercati, credo sia un buon atteggiamento da parte degli investitori. Chiaro, chiarissimo. Ecco, per concludere proprio la panoramica di mercato, prendo spunto da quello che hai detto, Luca, cioè le cose possono cambiare molto in fretta e chi le può modificare anche abbastanza velocemente sono le banche centrali con le loro mosse e qui chiamo in causa Stefano per chiederti un parere. Ecco, per quanto riguarda la linea della BCE, già lo sappiamo perché la Lagarde è stata molto chiara, molto netta, ci sarà un rialzo di 50 punti base anche nella prossima riunione, quella di marzo. Sul fronte States diciamo che c'era un pochino di margine, almeno così sembrava. Invece, ecco, gli ultimi dati, soprattutto quello dell'inflazione, che non è stato così positivo, si è passato dal 6,5% al 6,4%, magari può spingere, ecco, Jay Powell a continuare verso una linea aggressiva. Tu che cosa ne pensi? Ecco, qual è la tua previsione? Vabbè, secondo me non sarà una linea aggressiva, nel senso che beh, il target come rendimento, come interesse, è diciamo che è attorno al 5,35, 5,25, 5,35, quindi secondo me verrà rispettato questo target. Poi bisogna capire magari se viene fatto tutto nella parte iniziale dell'anno, magari spalmato un po' più dolcemente, però comunque penso che l'obiettivo sia sicuramente quello e non penso si vada oltre. Quindi onestamente diciamo che è vero quello che tu hai detto, che il dato sull'inflazione è uscito un po' meno bene delle aspettative, però in compenso a inizio mese era uscito un dato sull'occupazione fantastico. Quindi chiaramente diciamo che questo ha un po' mitigato il terrore, diciamo, della fase di entrata in recessione da parte degli Stati Uniti. Infatti anche le più grandi case di investimento hanno, diciamo, che prima alcune avevano ipotizzato un inizio, una fase di recessione da parte dell'economia americana, hanno abbassato notevolmente le percentuali di questo ingresso. E quindi, da questo punto di vista, il mercato effettivamente del lavoro sembra forte, l'economia sta andando bene. Quindi, io immagino che appunto si arriverà a quel target, perché sicuramente si arriverà a quel target che hanno proposto del tasso, e poi dopo sostanzialmente si manterrà una linea stabile e già si parla addirittura 2024, magari a metà 2024, di cominciare ad abbassare i tassi. Quindi Sì. secondo me un po' siamo arrivati alla fine di quello che doveva essere una politica di rialzo tassi. Come sappiamo, i mercati tendenzialmente scontano sempre prima le notizie negative, quindi il 2022 abbiamo scontato tutto quello che c'era di negativo da scontare sostanzialmente. E quindi per questo che ti ripeto, io mi immagino che l'anno del 2023 sarà sicuramente un buon anno sotto tutti i punti di vista. Insomma, queste sono un po' le mie attese, le mie aspettative. Aspettative tra l'altro che seguono anche le indicazioni del Fondo Monetario Internazionale e mi ricollego al discorso sulla recessione perché appunto secondo le ultime stime in realtà questo spettro ecco, che aleggia un po' soprattutto sull'Europa che più che sugli Stati Uniti sembra allontanarsi addirittura per paesi che invece sarebbero toccati più da vicino come l'Italia, come la Germania, l'unico invece paese, lo avevi detto prima, che rimane ecco, così in una situazione instabile di pericolo è proprio la Gran Bretagna. Vedremo insomma un po' poi come si evolverà la situazione. Direi, ecco, concludiamo questa lunga interessante panoramica di mercato, entriamo invece adesso nella fase più operativa della trasmissione e cedo naturalmente la parola a Luca Comunian che ci presenta quali sono i certificati più interessanti di questo mese. Beh, Valentina, allora, noi nel mese di febbraio abbiamo introdotto due nuove emissioni sul mercato. Una novità assoluta e una invece che va a soddisfare quell'esigenza che parlavamo prima di low barrier. Se vuoi, parto dai low barrier, visto che abbiamo già iniziato a parlarne, e poi proseguiamo sull'altro tipo di emissione. Intanto mi aiuto condividendo il mio schermo. Ecco, questo presento il sito BNP Paribas, che è appunto investimenti.bnpparibas.it, dove anche poi all'atere della nostra discussione qui chi ci segue può andare a trovare tutti i riferimenti dei prodotti di cui parliamo. Tra le slide principali abbiamo, scorrendo
allargamento della gamma dei low barrier, proprio perché in realtà i low barrier sono stati un prodotto che abbiamo introdotto l'anno scorso. Tra l'altro ricordo che abbiamo vinto anche il certificato dell'anno agli ICA, che sono, diciamo, gli awards che premiano, che riconoscono, diciamo, il lavoro fatto dall'industria dei certificati, gli Italia Certificate Awards, con un low barrier su Intesa San Paolo e UniCredit, proprio perché l'anno scorso, a marzo, eravamo stati i primi a introdurre barriere profonde sotto il 50%. E stiamo quindi continuando a sviluppare e a proporre sempre nuove soluzioni in merito, e l'abbiamo fatto anche nell'ultima emissione di febbraio. Adesso vi mostrerò la brochure dedicata che abbiamo preparato per questi. Vedete, febbraio 2023. E vado subito ai prodotti, perché sono dei prodotti che hanno sostanzialmente un premio mensile condizionato al rispetto delle barriere. Potete vedere qui, adesso provo anche a ingrandire i livelli delle barriere per ogni singolo prodotto. Quindi prodotti che pagano un premio mensile qualora i sottostanti siano al di sopra di questi valori. Come vediamo, abbiamo barriere del 45, 40 e anche 30%. Questo vuol dire che quindi assorbono delle discese dei sottostanti fino almeno 70% nel caso della barriera al 30%. Nel caso di una barriera 40, vuol dire che vengono assorbite discese fino almeno 60%. Quindi prodotti che, se prendiamo il primo, Eni, Intesa San Paolo, UniCredit, in questo caso barriera al 45, premio mensile dello 0,85, il che equivale a un 10,2% annuale. Questi premi vengono pagati mensilmente, ogni mese quindi si va a osservare il rispetto di queste barriere da parte dei sottostanti. Qualora la condizione sia soddisfatta, si va a versare un premio mensile. Cosa molto interessante è che anche i premi hanno l'effetto memoria. Quindi immaginiamoci un momento di mercato particolarmente brutto, magari, dove queste barriere vengono infrante. Ecco che quindi mensilmente si va a valutare: i sottostanti sono al di sotto della barriera, il premio non verrebbe pagato. Ma grazie all'effetto memoria, qualora poi ci sia una risalita, questi sono prodotti che hanno una durata di 3 anni, qualora poi i sottostanti risalgano al di sopra delle barriere, l'effetto memoria ci permette di recuperare tutti i premi non pagati in precedenza. Ecco che quindi allora sono anche dei prodotti che, oltre a remunerare e offrire un rendimento in mercati ribassisti, permettono anche di non compromettere il rendimento potenziale in fasi particolarmente critiche di mercato, proprio perché la loro durata di 3 anni permetterebbe comunque un eventuale poi riaggiustamento e risalita dei mercati, e ci farebbe recuperare tutto ciò che non è stato pagato in precedenza. Questo ovviamente è un grosso vantaggio che anche in momenti come, senza andare troppo lontano, marzo dell'anno scorso, è stata una caratteristica particolarmente utile, visto questo tipo di discese improvvise che i mercati possono purtroppo dare. E a scadenza, stesso discorso, il capitale o il valore nominale di 100 euro per ogni certificato è protetto sempre al rispetto di queste barriere. Quindi, qualora i sottostanti siano al di sopra delle barriere, si avrà la restituzione del capitale e il pagamento dei vari premi. Quindi vuol dire che anche questi prodotti offrono una protezione del capitale fino a ribassi, appunto, come dicevamo prima, del 55, del 60 o del 70%. Quindi capiamo la profondità, soprattutto poi se parliamo di nomi come, ad esempio, anche il secondo prodotto, Eni Leonardo Nexi, 0,85, anche in questo caso il premio mensile. Su nomi importanti offriamo la possibilità di ottenere un guadagno del 10,2% per anno per discese davvero, possiamo definire, profonde dei sottostanti. Presentando anche gli altri baschi, quello che proviamo a fare è offrire una forte esposizione all'Italia. Infatti, vedete, i basket sull'Italia sono ben quattro, tutti con un rendimento intorno al 10%. Tra l'altro, le caratteristiche dei prodotti che vi sto presentando sono tutte uguali. Quindi quello che cambia poi, il funzionamento è lo stesso, ma cambiano ovviamente i sottostanti, il livello delle barriere e il premio mensile. Poi, oltre a sottostanti italiani, presentiamo, come dicevo prima, dei basket anche tematici, ad esempio Zalando, Farfetch, eBay, che è un po' sul mondo del delivery, degli acquisti online, piuttosto che, ecco, parlavamo prima di clean energy. Clean Energy, abbiamo Enphase Energy, Plug Power, Sunrun, quindi società che sono impegnate nello sviluppo di energie pulite come idrogeno, solare,
e così via. Ecco, qui è interessante perché? Perché il rendimento passa praticamente raddoppia, 20,5 per anno. E questo è dovuto essenzialmente alla volatilità che queste azioni hanno. Ecco, questa volatilità e quindi il rischio maggiore di queste azioni è ripagato da un rendimento potenziale per anno del 20,5. Ecco, questo potrebbe essere ovviamente un certificato reputato rischioso per chi invece magari preferisce investire su Intesa San Paolo, Eni, Sì. UniCredit. Ma al tempo stesso, per chi invece ha una view sul settore delle clean energy e vuole prendere un'esposizione sulle clean energy, ecco che può farlo investendo direttamente nelle azioni, però come abbiamo visto anche sopportando il rischio che queste azioni possano avere degli scostamenti di prezzo particolarmente elevati. Ecco che invece facendolo attraverso un certificate come questo, noi prendiamo esposizione comunque al settore. Ci proteggiamo da ribassi fino al meno 60, perché qui vedete la barriera è al 60, al 40%, quindi ribassi fino al 60%, e ovviamente investendo in questo tipo di società pretendiamo anche un rendimento, perché ovviamente se si va a investire sul clean energy è chiaro che cerchiamo anche un rendimento potenziale importante da queste azioni. Ecco che a fronte di una protezione di questo tipo comunque riusciamo a generare un rendimento del 20,5. Quindi io lo ritengo una via alternativa rispetto all'investimento anche in settori dove ovviamente c'è molta ricerca e sviluppo e quindi buone notizie possono portare il titolo ad avere degli ottimi risultati anche in termini borsistici, ma anche al contrario ad avere dei ribassi importanti. Attraverso i certificati quindi poniamo una protezione aggiuntiva. Tra l'altro facendo un passo indietro prodotto che menzionavo prima, vedete qui la barriera al 30% a fronte di un rendimento del 17,4%, quindi ancora più profonda in questo certificato fino al 30%. Gli altri settori rappresentati, come dicevo prima, automotive, Porsche, Ferrari, Tesla, soprattutto su una gamma premium di automotive, se non lusso, e Sì. poi anche il settore viaggi, che, come dicevo anche prima, continua a offrire molti spunti agli investitori e interesse, e anche qui abbiamo un rendimento sopra il 15%, qui abbiamo 16,2 a fronte di una barriera al 40%. Quindi sono 8 prodotti, se non vado errato, tutti focalizzati, tutti con una loro logica, quella ovviamente di soddisfare quante più esigenze possibili degli investitori. Chi preferisce i titoli italiani con un rendimento del 10%, e chi invece si vuole esporre su titoli basket tematici anche che portano a rendimenti oltre il 20%. Chiarissimo, ecco, titoli italiani, basket tematici, quindi insomma per soddisfare appunto le esigenze di tutti i tipi di investitori. Ci hai insegnato come sempre un qualcosa in più, Luca, ecco, soprattutto il fatto di esporsi, sì, ecco, su magari un settore in particolare, ma attraverso il certificate avere anche una barriera di protezione più profonda rispetto, ecco, a un'esposizione poi sulla singola azione appunto nel mercato azionario. E questo è un po' il concetto. Un commento, ecco, anche da parte di Stefano. Sì, sicuramente allora questi tipi di prodotti sono, come diceva giustamente Luca, interessanti per chi vuole avere un'esposizione, quindi partecipare anche al mercato azionario, però avendo una protezione sicuramente. I titoli giustamente sono principalmente italiani perché comunque sappiamo che l'investitore italiano è un po' più propenso, diciamo, di investire su titoli italiani piuttosto Sì, è vero. che su quelli stranieri. Poi è chiaro che ci sta, diciamo, la diversificazione, la chicchetta che può andare su determinati ambiti, che sono sicuramente ambiti che adesso sono un po' centrali per tutti, perché insomma l'ESG si sta, quindi tutta la parte con le nuove tecnologie legate alla diminuzione dell'inquinamento, eccetera, sicuramente è un tema che in questo momento va molto e quindi sicuramente fa bene ad essere trattato, e quindi lo ritengo dei prodotti interessanti da poter presentare in modo tale che appunto i clienti si abituino anche a valutare determinate soluzioni, però chiaramente con il
Il fatto che c'è un flusso, diciamo, di cedole che comunque il risparmiatore italiano è sempre attratto dal fatto di ricevere una cedola, perché comunque insomma la mentalità è un po' quella dei, diciamo, dei bold people, BTP, eccetera. Quindi comunque l'italiano piace ricevere il flusso, quindi vedere che arrivano i rendimenti, e poi comunque il fatto della protezione è sicuramente una garanzia maggiore. Sì, assolutamente. Ecco, prima di arrivare alle conclusioni, visto che siamo ancora comunque all'inizio dell'anno, volevo fare una domanda a entrambi, cioè ecco, un consiglio per la costruzione di un buon portafoglio nel 2023. Soprattutto volevo chiedere a entrambi se cambia qualcosa rispetto al 2022 che abbiamo sottolineato essere stato un anno particolarmente complesso. Certamente abbiamo sempre parlato di protezione, di diversificazione anche del portafoglio e certificates sono lo strumento perfetto per la diversificazione, ma se volete aggiungere con qualcosa, un consiglio da dare agli investitori che ci seguono da casa, prima Luca e poi Stefano. Beh, allora, sicuramente quello che sappiamo anche ovviamente che va considerato è il trattamento fiscale dei certificati. Aggiungo questo elemento che magari non abbiamo trattato finora. Essendo redditi diversi, chi fa una buona pianificazione usa anche questi strumenti per ottimizzare il portafoglio dal punto di vista fiscale, quindi andare a recuperare eventuali minusvalenze che sono in portafoglio. E di qui anche l'interesse appunto a strutture che pagano dei premi ricorrenti, proprio perché grazie a questo noi possiamo andare a ottimizzare il portafoglio dal punto di vista fiscale. E poi ovviamente nelle regole di buona allocazione di portafoglio sono un po', vigono sempre un po' gli stessi principi che sono cardine, quindi ovviamente non innamorarsi troppo a dei titoli specifici, ma sempre cercare di diversificare. E anche nel mondo diciamo nel sottoinsieme del portafoglio dedicato ai certificati, sicuramente anche qualora andassimo a cercare uno stesso nome, grazie alla frequenza di emissione, quindi dai tanti certificati che poi mettiamo a disposizione, anche all'interno dello stesso nome, andare a cercare magari dei livelli di barriera diversi. In questo modo possiamo andare a diversificare il rischio, perché magari abbiamo un certificato su un nome che ha un livello di protezione, e magari ne compriamo uno che ha una barriera più bassa o più alta, in modo che anche qualora rompesse un livello barriera, non tutto il mio ammontare investito in quel titolo è soggetto a questa barriera, ma invece ho diversificato anche a livello di rischio in questo senso. Quindi questa Certo. può essere un'altra idea da tenere in considerazione. Assolutamente, sì, non solo la diversificazione del portafoglio, ma anche del livello di rischio molto interessante. Infine, ecco Stefano, un consiglio anche, una strategia da parte tua. Sì, allora un consiglio è questo. Allora, chiaramente, come sappiamo, i mercati sono ciclici, no? Quindi tendenzialmente quando vanno bene certi settori per un periodo, poi dopo tendenzialmente magari gli anni dopo non vanno bene perché ritornano in auge altri settori. Allora, sicuramente diciamo che nel 2022 tutti i settori sono andati male, tranne diciamo quelli legati all'energia, che può essere il petrolio, il gas, eccetera. Sappiamo gli aumenti che ci sono stati. Io per il 2023 quindi sarei non molto positivo su questi mercati, che infatti, come vediamo, anche il gas ha perso notevolmente, anche il petrolio è sceso, eccetera, ma sarei magari più positivo sui mercati che invece l'anno scorso sono andati peggio. Mi viene in mente i mercati legati alla tecnologia, e per tecnologia possiamo abbracciare diversi ambiti. Faccio un esempio, anche visto che abbiamo trattato anche prima il certificato, tutto quello che è legato alle energie alternative. Quindi faccio esempio pannelli solari, banalmente, perché ci sono un sacco di società che sono quotate anche in questo settore, eolico, eccetera. Quindi sicuramente quello è un settore legato all'energia green, secondo me importante, ma non solamente l'anno prossimo, anche per i prossimi anni. Il settore anche bancario, che l'anno scorso è stato abbastanza massacrato, che quest'anno già ha avuto una buona performance, Vero? secondo me Sì. potrebbe essere un discorso importante. E quindi diciamo un po' questi tipi di settori, secondo me quelli che l'anno scorso sono stati un po' più penalizzati potrebbero avere una buona ripresa durante il 2023 e anche 2024. Ecco, noi ci siamo segnati tutto, così insomma abbiamo fatto la lista e sappiamo come muoverci, soprattutto speriamo di aver dato dei consigli utili agli spettatori e gli investitori che ci seguono da casa. Proprio una battuta conclusiva da parte di Luca, ecco, sui momenti della formazione, so che giustamente tu e Bempe ci tenete molto, se avete, ecco, qualche appuntamento in programma.
Sì, mi permetto anche di aggiungere Sì, un pezzo certo. oltre alla tua domanda, perché prima accennavo a un'ulteriore novità nel mese di febbraio, perché abbiamo portato in quotazione anche i cosiddetti switch to protection, che sono una gamma innovativa di fatto, non esistevano in questo momento sul mercato e dal nome si capisce bene switch to protection, ancora una volta anche volti ad aumentare quella che è la protezione del certificato, del capitale del certificato, senza magari l'innovazione sta senza troppo compromettere il rendimento. Quindi l'esercizio che abbiamo fatto a inizio anno è stato quello come possiamo ottenere integro il rendimento e aggiungere delle caratteristiche difensive rispetto a un memory cache collect classico. E abbiamo portato sul mercato proprio questa innovazione. Dove sostanzialmente lo dico in poche parole, poi magari invito a chi ci segue a contattarci, lascio i riferimenti in modo che potremo spiegare meglio il funzionamento. Anche se sul nostro sito posso anche provare a condividerlo al volo, ma abbiamo Sì. una landing page dedicata, oltre che anche una brochure che spiega proprio il funzionamento. Faccio vedere giusto la grafica, così magari a livello visivo sarà facile ricordarlo anche per chi ci segue. Lo spiego in due parole. La caratteristica dello switch to protection è un cache collect con effetto memoria come qualsiasi altro, ma grazie allo switch to protection, qualora i sottostanti nell'arco del primo anno di vita dei prodotti non tocchino un determinato livello che è chiamato barriera switch, il prodotto, qualora, quindi l'essenza è sempre la stessa, qualora non abbiano un ribasso oltre a questo livello, ecco che il prodotto per il rimanente periodo della sua vita, dura 3 anni il prodotto, quindi per i successivi 2 anni diventerà capitale protetto al 100% e premi incondizionati. Quindi parte come un normale cash collect che dopo un anno però può diventare un capitale protetto al 100%, premi incondizionati. Cosa vuol dire? Che quindi qualora si verifica questo evento, il certificato non guarderà più l'andamento dei sottostanti Chiaro. perché a prescindere da dove andranno i sottostanti, il prodotto sarà capitale protetto e pagherà i premi mensili. Anche qui, come vediamo, abbiamo una lista di 10 prodotti emessi, rendimenti che vanno dall'8.40. Ho anche la brochure qui, quindi ve la posso far vedere molto velocemente. Rendimenti che vanno dall'8.40 fino a oltre il 10%. Quindi anche qui i nomi italiani, vediamo i primi basket, sono sempre composti da nomi italiani e poi andiamo sui settori che un po' ricalcano i settori precedenti, fino ad arrivare a rendimenti del 15-15.6% per la proposta che offre più rendimento. Ecco, questa è una funzionalità introdotta a febbraio, stiamo ricevendo davvero tante chiamate e già vediamo i primi flussi sul mercato. Ovviamente c'è bisogno anche un po' di fare formazione al riguardo, perché ovviamente essendo novità va anche compresa, capita Certo, e spiegata, sì. valorizzata, come dire. Però siamo contenti anche in questo caso di aver portato per primi un nuovo payoff all'interno dei certificati e dunque, Valentina, lascio i nostri riferimenti in modo che Certo, sì, sempre sul nostro sito, assolutamente. qui sul nostro sito abbiamo una sezione, un bottoncino in alto a destra, contatti, numero verde oppure email, per avere maggiori informazioni a riguardo. Chiarissimo. Stavo notando tra l'altro che insomma c'è una continua innovazione, davvero vi spremete le meningi per cercare delle nuove soluzioni ogni volta e andare verso le esigenze le più svariate tra l'altro ecco, degli investitori. Quindi insomma un lavoro anche così di innovazione costante da parte di BNP. Io vi ringrazio naturalmente per il vostro contributo. Prima di salutarvi ricordo ai telespettatori che potete rivedere questa puntata di Oltre la Barriera sul nostro sito www.lefonti.tv e poi naturalmente anche sul nostro canale YouTube On Demand. Io ringrazio e saluto Luca Comugnana, BNP Paribas. Grazie a voi, buonasera. Grazie Luca e naturalmente anche un grazie e un saluto a Stefano Cezza, Up to Value. Grazie Valentino, saluto a tutti, buona serata, grazie. Grazie, vi ringrazio. Termina qui la puntata di Oltre la Barriera, non la programmazione di Le Fonti TV che prosegue dopo la pausa pubblicitaria e allora restate qui con noi. In collaborazione con